Farà piacere a molti nostri ascoltatori. Lui è stato capocannoniere della Serie A, della Serie B, della Serie Le C. fortune per il fantacalcio, Le ragazzi, fortune anche del nonché mio, per la propria squadra. anche del mio fantacalcio. Andiamo a dare il buongiorno a Dario Hubner. Ciao Dario! Buongiorno a voi. Buongiorno. Come stai, Dario? Bene, bene. Cosa fa Dario Hubner adesso? No, sono fermo. Allenavo a luglio, agosto e poi ho avuto che dire, sono rimasto a casa e niente. Vado in giro a guardare le partite. Che categoria allenavi, Dario? CND. CND, interregionale. Ah, sai che seguo, vabbè, per motivi lavorativi, seguo anch'io da vicino la Serie D, però diciamo i gironi laziali, quello E e quello G. Senti, Dario, naturalmente abbiamo detto nella presentazione capocannoniere della Serie A, della Serie B, della Serie C. Uno quando guarda poi i dati della tua carriera, i numeri, le presenze, i gol segnati, pensa che uno se bomber lo è poi in tutte le categorie. Veramente sono dei numeri impressionanti. Al Piacenza 60 presenze, 38 gol, 129 al Brescia presenze, 75 reti, al Cesena 166 presenze, 77 gol. Veramente si parte dalla Serie C, si arriva alla Serie A, poi si scende di categoria, ma naturalmente nel finale della tua carriera. Però ecco, hai segnato veramente in ogni posto, in ogni dove, in ogni Tra categoria. l'altro negli anni in cui l'Italia era al top. Diciamo, la mia sfortuna è stata quella, ecco. Diciamo che quando giocavo io, gli attaccanti italiani erano bravi, erano tanti, ecco, se ti faccio un nome, lo stesso Montella, che è Vero. stato un grandissimo giocatore, in nazionale ha giocato pochissimo, per cui averne oggi di Montella sarebbe non titolare nell'Italia, stratitolare, ecco. Per cui ho avuto la sfortuna di trovare gli anni in cui gli attaccanti italiani ce n'erano tanti e bravi, ecco. Ma anche Hübner sarebbe molto probabilmente il titolare della nazionale azzurra in questo momento, perché mentre in passato, hai sottolineato giustamente, Dario, gli attaccanti della nazionale erano quelli che giocavano nelle grandi squadre, no? Nel Milan, nella Juventus, nell'Inter, possiamo dire Roma e Lazio. Adesso vediamo la coppia d'attacco, Zaza Immobile, uno che fino all'anno scorso giocava al Torino, l'altro gioca ancora nel Sassuolo. Dario Hübner molto probabilmente in questo momento sarebbe titolare della Nazionale Azzurra, che dici? Ma sicuramente avrei fatto parte di questa nazionale, come particolare no, però ripeto, negli ultimi anni gli attaccanti italiani sono un po' spariti, se non sbaglio, sembra ultimamente Conte ha convocato Seppellè che gioca all'estero, che una volta era quasi Eh sì. impensabile, per cui una volta sai, c'era Inzaghi, c'era Vieri, c'era Del Piero, c'era Montella, c'erano tantissimi, per cui qualcuno sicuramente me lo dimentico. Adesso sicuramente in attacco facciamo fatica perché vedo, ripeto, a parte credo destro che abbia un futuro per me, potrebbe far benissimo, e poi o aspettiamo Balotelli che ritorni, che metta la testa a posto, diciamo, se no davanti non siamo messi benissimo, ecco, questo sicuramente. Senti, Dario, vedendo un attimo la tua carriera, Brescia, comunque Cesena, Piacenza, c'è stato un momento della tua carriera in cui comunque sei stato avvicinato da una big, da una squadra più forte, e comunque c'è stata veramente, ci poteva essere l'occasione di fare il grande salto? Ma guarda, c'è stata quando ho vinto la classifica di marcatori a Piacenza, che finito il campionato ho fatto la tournée col Milan, 12 giorni Sì. sono stato in America, ecco. Poi diciamo che il Milan aveva i giovani per Piacenza, i ruoli giusti, e non se ne fece niente, però so, almeno di quello che mi dicevano, che ero vicinissimo, poi è saltato tutto e paziente, ecco. Sicuramente mi sono fatto questa bella esperienza col Milan e devo dire che giocare in una grande squadra ti dà una sensazione, un'organizzazione. Poi il Milan, diciamo, Beh. era il top, all'epoca era il top dei Sì. top, e mi sono reso conto veramente che già quando uno entra a Milanello, va nello spogliatoio a Milanello, pensare ai giocatori che sono spogliati in quello spogliatoio là, ti viene già i brividi, ecco. Quando entri in quei posti là, assapori il calcio vero, il calcio mondiale, il calcio il top del top, ecco. Dario, tu arrivi in Serie A all'età di 30 anni, quindi anche abbastanza tardi, no? La prima stagione in Serie A con il Brescia, 30 presenze, 16 gol, anche qui stiamo parlando di numeri veramente grandiosi. Ti sei spiegato, cioè, ti sei dato un motivo, anche perché hai sempre segnato anche negli anni precedenti, in Serie B con il Cesena, in Serie C con il Fano, meritavi la Serie A ancora prima? Ma sai, io ho avuto, io dico sempre, la sfortuna e la fortuna.
perché ripeto, io ho 20 anni, a 20 anni giocavo in prima categoria, per cui mai più oggi uno che gioca a 20 anni in prima categoria pensa di arrivare in Serie A. Poi ho fatto una trafila, diciamo, tramite la rappresentativa Presidenza Giulia, mi aveva visto un direttore sportivo dell'epoca del Treviso, mi ha portato in C2 a 21 anni, poi ho giocato in CND, poi a 22 sono andato in C2, poi sono andato, ho fatto un paio d'anni in C2, sono andato in C1, poi sono andato in Serie B, cioè sono arrivato tardi, diciamo, tra parentesi, perché poi sai, quando giochi a 25 anni in Serie B sei quasi vecchio, diciamo, all'epoca eri quasi vecchio, per cui io credo che anche le grandi non mi hanno mai guardato, perché ero già maturo, diciamo. Invece giocando 20 anni in Serie in prima categoria, con gli anni sono migliorato sempre di più, per cui diciamo che il top l'ho trovato a 35 anni, che giocavo a Piacenza, che ho vinto che si chiama Cattori, dove tanti giocatori a 35 anni hanno già smesso. Invece io, ritardando questa maturazione, diciamo, sono migliorato negli anni e sono arrivato alla maturazione a 35 anni. Con tutto che poi al Brescia il primo anno fai 16 gol, insomma, già credo hai segnato già la prima giornata, tra le altre cose, contro l'Inter all'esordio, adesso non vorrei dire... Sì. Sai, quello è stato un giorno, ripeto, che ancora oggi ricordo con tantissimo piacere il gol, ricordo la giornata, perché proprio era... il mio debutto in Serie A, ma debuttavo un certo Ronaldo, per cui sì. Sei abituato a giocare in prima categoria, eccellenza, andavi negli stadi dove c'erano 1.000, 5.000, a Cesena c'erano 20.000, ecco, non superavano queste cifre, non superavano mai. Quando mi sono trovato a San Siro alle 1:30 di pomeriggio per il mio debutto, mi sono trovato davanti a 85.000 persone con San Siro strapieno, non per me, per Ronaldo. Sicuramente ho avuto dei brividi, ma madonna, giocare in quei stadi qua, che soddisfazione. Tra l'altro avete anche sfiorato il colpaccio, perché l'Inter, se non sbaglio, la salva Recoba con un grandissimo gol dalla distanza, quella sì, partita, diciamo, lì. Sì. Quel giorno là sono stato sfortunato, perché Recoba ha fatto una delle 5 partite che ha fatto in Serie A in 10 anni, per cui proprio con me ha deciso di fare la partita, delle 5 partite ha giocata con me. E poi partite forse anche eccessivo, no Dario? Un paio di tiri, cioè, nel senso, lui giocava da fermo, ogni tanto tirava questa bordata sotto l'incrocio. Sì, c'era il povero Cervone, ecco, in porta. Poi io non vorrei essere ripetitivo, ma guardando i numeri... Sono numeri impressionanti, ragazzi. Sto guardando soltanto quelli della Serie A. 30 presenze, 16 gol con il Brescia nel 97-98. Nel 2000-2001, perché poi il Brescia va un paio di anni, torna in Serie B. Nel 2000-2001, 31 presenze, 17 gol. Con il Piacenza in Serie A, 24 e 14 gol. Cioè, nel senso, adesso a 7 giornate dalla fine, abbiamo a 14 gol giocatori come Icardi, come Dybala, che comunque noi... spesso, no, accostiamo alla parola fenomeni. Sì, no, Dario Hübner sono li numeri ha importantissimi, questi gol con squadre, tra l'altro, che non lottano, non hanno mai lottato per l'Europa League, per entrare in Champions, quindi ancora di poi, più hanno valore. Poi molte volte glielo dico, ma non voglio, poi sembra quando che i giocatori vecchi parlano sempre del passato, però io mi ricordo le difese che c'erano allora. Andavi a Roma, c'era Draghi, Zago, giocavi nel Lazio, c'era Mihajlovic, Stamo, andavi a Milano, c'era Nesta e Maldini, cioè c'era la Juve, c'era un certo Montero con Ferrara, per cui le difese erano un po' anche diverse, per cui fare gol era anche più difficile. Adesso basta un palo affittante, vedo dei gol che sinceramente difensori che danno le spalle agli attaccanti, come no. Senti, hai parlato di grandi difensori, hai parlato di Stam, noi qui trattiamo principalmente i temi relativi alla Lazio, hai parlato di Stam, ti chiedo, è lui il difensore più cattivo, più arcigno che hai affrontato? C'era anche Nesta in quegli anni, hai parlato di grandissimi difensori anche della Roma, ecco, qual è secondo te il difensore più forte che hai mai affrontato, quello che ti ha messo più in difficoltà, quello che non ti ha fatto muovere? Ma guarda, c'erano tantissimi, guarda, io trovavo difficoltà, era giusto che era così, perché trovavo con tutti, io mi ricordo il Turam a Parma, andavi a Parma che arrivavano sempre settimi, ottavi in campionato, trovavi Turam, Cannavaro, Buffon in porta, Benarrivo, e questi arrivavano ottavi, con Asprilia, mi ricordo Apolloni, cioè se guardi oggi le formazioni di oggi, dici, madonna, ma se le squadre di 10 anni fa giocano oggi, come arrivano in classifica questi? Veramente, avresti fatto magari 35 gol, basti vedere. Comunque ha ragione, perché negli ultimi anni Di Natale ha fatto comunque 30 gol a stagione, e all'epoca non li faceva nemmeno Ronaldo, non li facevano neanche questi giocatori che dal punto di vista tecnico erano sicuramente superiori a Totò Di Natale, che ha una classe infinita, però ecco, gioca sempre nell'Udinese, e fare 30 gol in Serie A è veramente un numero altissimo. Sì, sicuramente Di Natale è uno dei grandissimi attaccanti che tiene ancora botta, ecco. Dario, tu un anno hai giocato con Baggio, vero?
Sì, un anno, sì, un anno. L'anno che siamo arrivati settimi col Brescia. Sì. Il piazzamento. Eravamo partiti male, perché me lo ricordo, eravamo partiti malissimo, perché se non sbaglio la seconda giornata del girone di ritorno abbiamo perso il derby con l'Atalanta 3-0, eravamo penultimi in classifica a 17 punti dall'Atalanta. Poi abbiamo fatto 12-13 partite, mi ricordo abbiamo fatto 10 vittorie, 3 pareggi, siamo arrivati settimi, che l'anno dopo abbiamo fatto il 3-8. Senti, a proposito di vecchietti e di attaccanti, ce n'è uno che sembrava essere sulla via del tramonto, sì, ci sta molto a cuore. Inizio stagione, ci sta molto a cuore, che è Miroslav Klose, no? Ha vinto il mondiale in Germania, poi sembrava essere finita la sua vena realizzativa, no? In questi primi mesi ha perso il posto da titolare per Georgic, cioè poi si è fatto male il serbo, adesso è in un momento di forma strepitosa, ecco. Su Klose che giudizio hai, Dario? Ma sai, qua parliamo del campione del mondo, per cui basta questo. Diciamo che io sono convinto che l'attaccante sicuramente deve essere bravo, lucido per fare gol, però io ho sempre detto, se io devo ringraziare sempre i miei compagni, perché se io ho fatto tutti quei gol devo ringraziare i miei compagni che mi hanno messo in condizione di fare gol. Poi logico, l'attaccante su 10 azioni deve fare 7 gol, perché se è bravo ne fa 7, se è scarso ne fa 2. Sì. Penso che Klose ha avuto un periodo in cui magari non era lucido sto porta, però anche le palle non ne aveva, per cui adesso sicuramente è tornato in forma, la squadra magari lo mette in condizione di tirare in porta di più, ed è sicuramente su 5 passaggi 3 ne debutta dentro, per cui io credo che l'attaccante è bravo quando fa gol, perché i compagni lo mettono in condizione. Ecco, non penso che un attaccante sia bravo perché prende la palla a fa gol, ce ne sono pochissimi oggi come oggi, che guardavo anche il Real Madrid, guardavo il Barcellona, certamente sicuramente Messi e Ronaldo fanno tantissimi gol, però c'hanno anche i compagni che li mettono in condizione. Ecco, la punta da sola difficilmente fa gol. Sì. Se è bravo a non sbagliare le occasioni, ma devono essere i compagni a metterlo in condizione di far gol. Assolutamente, no? Sì. Dario, parlando un attimo di anche delle squadre italiane a livello europeo, insomma, abbiamo portato tra Europa League e Champions 3 squadre in semifinale, al di là della Juve, che ovviamente, riprendendo un po' le parole di Buffon, dice vabbè, bene che ci va, affronteremo il Real Madrid. Secondo te può essere questo un cambio di rotta per le squadre italiane, soprattutto per quello che stanno facendo in Europa League rispetto agli altri anni, o credi ancora che siamo tanto lontani da altre realtà, come alla fine potrebbe indicarci, insomma, le semifinali di Champions, in cui comunque la Juve è 2-1-2 gradini sotto le altre? Ma guarda, io credo, allora, penso che dobbiamo fare due discorsi un po' separati. Per quanto riguarda la Champions, sicuramente in Europa ci sono quelle 10 squadre che sono superiori in tutti i sensi alle italiane, perché anche lo stesso Manchester City e varie squadre, Borussia Dortmund, sicuramente quest'anno hanno avuto dei problemi, poi ci sono delle squadre molto superiori alle squadre italiane. Per quanto riguarda l'Europa League, sono convinto che l'Italia ha sempre preso sotto gamba questa competizione, per cui io mi ricordo che giocavano sempre le riserve, giocavano chi giocava poco, chi rientrava dagli infortuni. Sicuramente se tu vai, anche se le squadre non sono fortissime, però sai, fai fatica a passare i turni, poi se arrivi da aiutare in poi fai fatica. Quest'anno finalmente gli italiani sono messi in testa che l'Europa League è una coppa importante, perché poi quando guardi la finale dici eravamo anche noi, l'abbiamo buttata via, poi da fastidio quando vedere le altre squadre straniere che esultano vincendo la Coppa UEFA. Quest'anno finalmente le squadre italiane, mi dispiace per il Torino, come è uscito il Torino, perché se guardiamo fino a poco fa avevamo 5 squadre in Europa League, perché sicuramente i club italiani hanno preso seriamente questa Coppa e abbiamo visto che due possiamo portarli in finale, per cui credo che il calcio italiano sicuramente non è il calcio italiano magari di 15 anni fa, però a livello europeo se le squadre si impegnano possono fare molto meglio di quello che hanno fatto gli altri anni. Ecco, in Champions League sicuramente c'è quel gradino superiore che gli italiani fanno un po' fatica, però in Europa League penso che le squadre italiane se le possono giocare con tutte. Dario, sul campionato invece che cosa sta dicendo? La Juventus che fa ancora una corsa a parte, perché ha più 15 praticamente sulle seconde in classifica, la Lazio che magari è seconda in classifica, la Lazio che non ci aspettavamo in questa posizione a 7 giornate dalla fine, addirittura a pari punti con la Roma, che a inizio anno veniva data come una delle antagoniste, come l'antagonista principale per i bianconeri. E ti chiedo anche come andrà a finire secondo te per la lotta Champions. Ma guarda, il campionato credo che sia il discorso, torniamo un po' al discorso di prima, il campionato, la Juve è una squadra di Champions, per cui si vede in campionato la differenza confronto alle altre, purtroppo è completa, c'è i cambi,
è un gruppo omogeneo, se ci fa male una o due pedine c'è subito ricambi alla stessa altezza, diciamo quasi. Le altre sicuramente sono tutte delle squadre che se la giocano con poca differenza, ecco. Io ho visto, mi ha impressionato tantissimo la Lazio, perché ho visto Santo Vedala con Coppa Italia contro il Milan, e è una squadra tosta, una squadra che gioca bene, una squadra che fa girare la palla, un'ottima squadra. La Roma gioca a spazi, ecco. C'erano i momenti in cui, delle domeniche in cui, specialmente all'inizio dove giocava, era un piacere vederla, e in questo momento sta facendo una gran fatica, ecco. Per cui il Napoli stesso in Coppa ha fatto bene, in campionato a quei periodi in cui stravince con tutti, e nei momenti in cui ti va a perdere in casa col Chievo, fa partite brutte. In questo momento per me tra Lazio, Napoli e Roma chi vedo meglio sicuramente la Lazio, perché è davvero più compatta, magari anche senza pressione, perché sicuramente la Roma ha molte più pressione della Lazio. La Lazio sta facendo un ottimo campionato, sicuramente c'ha entusiasmo e non ha paura di sbagliare, per cui quando un giocatore entra in campo e sa benissimo che basta dal 100%, poi quello che succeda è molto meglio che una squadra che deve vincere per forza. Senti Dario, prima di salutarti avevamo due curiosità. Una, hai avuto tanti soprannomi nel corso della carriera, ti chiedo quello che ti piaceva di più: Tatanka, Bisonte, ecco. Sì, guarda, Tatanka e Bisonte sono le stesse cose, perché Tatanka sarebbe Bisonte in lingua indiana, per cui Tatanka e Bisonte sono le stesse cose, ecco. Non è che sia... Allora, a me io mi tengo Tatanka, sempre chiamato Tatanka. Sì, Tatanka è tipico indiano, Tatanka è... chiamavano i bisonti, gli apache chiamavano i bisonti Tatanka, per cui... E poi me ne ha detto uno che ha ascoltato tramite il film Balla coi lupi che Tatanka era il famoso Kevin Costner, chiamava Tatanka i bisonti, poi cercando hanno visto che bisonte vuol dire Tatanka in lingua apache. Senti Dario, l'altra ormai lo possiamo dire perché hai smesso di giocare a calcio, però ti chiedo, ma quante sigarette fumavi al giorno e quanto questo magari ha influito anche nella tua carriera? Non credo tanto, perché comunque hai segnato lo stesso a grappoli, però ti chiedo, eri un grandissimo fumatore, questo lo possiamo ammettere. Io fumavo un pacchettino al giorno, sicuramente. Così, però aspetta, da 20 o da 10? Da 20 o da 10? No, da 20, da 20. No, no, ma guarda, io credo che sicuramente non... il fumo sicuramente fa male. Senza dubbio. Sempre mio figlio, mia figlia che fuma. Però sai, io posso dirti che fisicamente, durante gli allenamenti, penso che l'importante è se uno fa le cose in maniera giusta, può farlo, quella sigaretta non è che si fa male, però ripeto, io quando erano le 11:30 a mezzanotte ero nel letto, guardavo televisione, andavo a dormire a mezzanotte e alle 7 di mattina mi svegliavo. Cioè, molte volte fa più male magari fare una serata, andare in giro nelle discoteche, fare il casino e poi andare a fare l'allenamento alle 9 di mattina che magari fumate una sigaretta. E non fare la vita da professionista. È vero, perché sai, molte volte tanti dicono, ma fumavo, faceva, guarda, però... No, mi allenavo ogni giorno, mangiavo normale, facevo quella, c'è la sigaretta in più. Ma poi ci sono i numeri che poi supportano insomma la tua professionalità. Quindi quella è una però ripeto, come senso di vita, cioè uno perché fuma non è che sia un disgraziato, anzi io penso che disgraziato è chi magari si prende la mezzanotte, mezzanotte e mezza, va in giro, fa tutta la notte e poi si sa cosa si beve in giro, i miscugli che bevono oggi. Esatto. meglio fumare una sigaretta in più che andare a fare le 4 di notte in discoteca, non si sa poi in che condizioni ritornare. Dario, è stato veramente un piacere. Magari torneremo a ridisturbarti nel corso della stagione, perché veramente è stato un collegamento bellissimo. Quando si parla di calcio, noi facciamo piacere. Ti facciamo l'in bocca al lupo per tutto e speriamo di vederti magari sulla panchina di una squadra importante poi nei prossimi anni. In bocca al lupo, Dario. Ciao. Un saluto a Dario Hubner in diretta sui 99.8 di Radio Olimpia.